Santa Maria Capua Vetere, 30 aprile 1944, sono passati 77 anni da quell'eccidio eseguito da militari anglo-americani che catturarono ed uccisero diversi ragazzi italiani, alcuni giovanissimi. Non avevano commesso alcun crimine, ma meschini avevano un grave peccato da scontare. Si arruolarono volontari per un ideale nella Repubblica Sociale Italiana. Non appartenevano, insomma, a quella schiera di italiani brava gente, direbbe oggi il sedicente presidente del Consiglio Draghi. Sedicente perché non ha sulle spalle alcun mandato elettorale, sedicente perché è stato indicato dalla nomenclatura oligarchica, sedicente perché è stato nominato dal Presidente della Repubblica, anche egli non eletto dal popolo, ma votato solo da 667 italiani, parlamentari e delegati regionali. Che fumava l'ultima sigaretta è Italo Palesse, 22 anni, operaio. Sono in tanti in Abruzzo che non dimenticano il sacrificio di Idolo, l'eroico operaio aquilano. C'è addirittura anche chi si è fatto incidere sull'avambraccio il nome del martire fascista repubblicano per onorare le sue gesta e tenere viva la sua memoria. Termino la lettera perché il tempo dei condannati a morte è contato fino al secondo. Io cado ucciso in questa immensa battaglia per la salvezza dello spirito e della civiltà, ma so che altri continueranno la lotta per la vittoria, che la giustizia non può segnare che noi. Viva il fascismo! Viva l'Europa! Franco!